Ci troviamo in località Livadia di Gizzeria. Siamo in un posto molto particolare. In questi giorni i giornali, tutte le testate nazionali hanno dato importanza su un fatto di cronaca successo qui proprio all'interno interland di Lamezia Terme. Parliamo di una segregazione di una donna da parte del marito. Noi abbiamo seguito molto attentamente questa faccenda e siamo venuti qua proprio sul posto accompagnato dalle forze dell'ordine, dai carabinieri di Lamezia Terme, accompagnati dal capitano della compagnia Fabrizio Tribuzio. Allora, capitano, noi siamo proprio qua. Insomma, una scoperta molto sconcertante ancora nel 2017. Sì, purtroppo una situazione molto macabra. Abbiamo raggiunto questa località a seguito di un controllo normale del territorio, uno dei controlli giornalieri che mettono in atto le pattuglie della compagnia. I militari che hanno proceduto al controllo sono stati subito insospettiti da alcune circostanze poco chiare, dall'atteggiamento dell'uomo, che peraltro ha un passato turbolento, gravato anche da precedenti specifici in materia di reati sessuali. Quindi la loro sensibilità li ha portati a raggiungere il luogo dove l'uomo dimorava insieme alla famiglia, quindi la donna e altri due bambini minori, uno di 3 e uno di 9 anni. E purtroppo siamo giunti in questo posto dove abbiamo fatto l'orrida scoperta. L'intera famiglia costretta a vivere in questa baracca fatiscente, senza servizi e soprattutto segregati, con porta chiusa con catena e lucchetto. Ricordiamo che ci sono anche due bambine poi. Assolutamente sì, una bambina di 3 anni e un bambino di 9 anni. A chi sono state affidate adesso i bambini? In questo momento la donna insieme ai due figli minori sono in località protetta. Allora, noi faremo vedere proprio la location dove c'era questa segregazione di questa donna. Se ci vogliono accompagnare gentilmente i capitani e i suoi uomini, ci fanno vedere cosa poi hanno scoperto all'interno di questo casolare molto fatiscente. Capitano, ci dia delle spiegazioni mentre noi l'operatore va avanti con i suoi uomini, perché è la prima volta che entriamo, così faranno vedere e lei ci commenterà proprio. Questo è l'ingresso. Questo è l'ingresso, il luogo è posizionato nelle campagne di Gizzeria, molto addentrato, quindi poco visibile dalla sede stradale. Una volta raggiunto appunto questo viale dal quale si fa ingresso alla baracca, notiamo questa prima parte, questo atrio dove veniva accatastata tutto il materiale di risulta di questa famiglia. Se ci facciamo poco più avanti, sulla destra possiamo notare un WC ricavato. Questo era proprio il WC che veniva usato dalla famiglia, diciamo. Sì, perché in questa baracca non ci sono servizi, quindi non c'è nemmeno acqua, luce elettrica, né tantomeno fogna. Quindi il WC veniva ricavato con dei semplici secchi ai quali, come potete vedere, veniva applicata una sedia. A pochi passi quindi da questi servizi igienici artigianali possiamo notare un bidone di latta che veniva utilizzato quale dispensa per conservare gli alimenti. Al suo interno abbiamo trovato alimenti di vario genere, molti dei quali scaduti, e appunto venivano conservati in questo bidone, non avendo appunto frigorifero. Capitano, mentre i suoi uomini stanno togliendo questo bidone, che faceva anche da frigorifero, perché qua fa abbastanza freddo, però d'estate fa caldo, parliamoci chiaro. Senz'altro. Insomma, con roba scaduta venivano alimentati sia la signora che i bambini. Insomma, questo soggetto, soggetto già con precedenti penali di questo genere, possiamo dire, allora, come dicevo appunto lei prima. Sì, purtroppo sì, il soggetto insomma era già pregiudicato, condannato nel 2000 per reati della medesima fattispecie. Come possiamo vedere, insomma, le condizioni sono alquanto inumane. Se continuiamo con il nostro percorso, vediamo poco più avanti l'ingresso della baracca dove i militari di Gizzeria la sera dell'intervento hanno trovato la donna segregata. Come l'hanno trovata la donna? La donna era all'interno della baracca, la cui porta era chiusa a chiave, come potete vedere anche in questo momento.
E quindi dentro c'era appunto, come abbiamo detto, la donna insieme alla bambina in un angolo fra i panni e l'immondizia. La baracca è insomma infestata da insetti e spesso anche topi, quindi le lascio immaginare le condizioni in cui questa famiglia ha vissuto per quasi 2 anni. Capitano, questi cappelli sono gli indumenti che loro magari usavano, perché vedo che ci sono le mollette, si lavavano e la meno peggio, diciamo. Questi sono gli indumenti che sì, venivano lavati con mezzi di fortuna e poi stesi a questi fili alle intemperie. I bambini in che condizioni sono stati trovati? I bambini sono stati trovati in condizione senz'altro abbastanza scossa, ovviamente sporchi, con scarso livello di igiene, e quindi sono stati subito trasferiti in un'altra località, messi al caldo, gli sono state date tutte le cure del caso. Si parla anche di abusi o violenze sessuali, maltrattamenti di questa signora. Sì, purtroppo pratiche barbare. Anche durante la gravidanza. Anche durante le 2 gravidanze, alle quali spesso e volentieri i 2 minori sono stati costretti ad assistere, visto insomma gli spazi angusti all'interno dei quali dovevano vivere. Purtroppo, ripeto, in questi anni i bambini, soprattutto il più grande, sono stati costretti a subire queste scene macabre nei confronti della madre. Capitano, abbiamo visto, qua insomma, qua c'è una casetta per i giochi, se l'operatore può inquadrare, ecco, questa è una casetta, la zona giochi dei bambini, con delle ciotole anche da cane, perché abbiamo visto che ci sono molti cani qua che convivevano con questa famiglia. Sì, diciamo che cercavano di dare quel poco di serenità, se così la possiamo chiamare, ai bambini. L'uomo insomma cercava di rendere questo ambiente insalubre un po' più vivibile per i suoi figli, posizionando dei giochi, però come abbiamo visto insieme, oltre ad esserci una quantità enorme di cani randagi, ci sono topi e insetti di tutti i generi. Poi anche le zecche che portano i cani, diciamo. Senz'altro, senz'altro. Sono stati visitati i bambini poi? I bambini sono stati visitati immediatamente dopo essere stati trasferiti nella località protetta. Sono stati trovati dalle prime notizie che lei ha? Senz'altro con livelli di igiene molto molto scarsi, però fortunatamente stanno entrambi bene. Capitano, ho visto delle coperture di una rete che serve di solito per le olive, ma qua vediamo che non servevano per le olive, per camuffare un po' la zona da chi voleva curiosare dell'altro, tipo i vostri elicotteri. Sì, tendenzialmente servivano sia per ombreggiare un po' la zona e sia per rendere il luogo ancora più appartato di quanto già fosse. Un particolare che voglio far vedere, se l'operatore si gira, queste bottiglie sono praticamente, ecco, fa vedere qua il brigadiere, insomma sono le bottiglie che venivano utilizzate per, diciamo, per l'acqua sia da bere che per lavarsi. Sì, esatto, perché come abbiamo detto prima non c'era acqua calda, quindi l'uomo riempiva queste bottiglie, che poi venivano, l'acqua di queste bottiglie veniva riscaldata all'interno mediante un fornelletto a gas di quelli da campeggio. Con questa poca acqua calda la donna e i bambini dovevano lavarsi e far fronte alle esigenze di una vita normale, insomma. Capitano, che lavoro faceva questo signore che si chiama? Giordano Aloisio. 52 anni se non era. 52 anni, lametino. Che lavoro faceva? Cosa avete, diciamo, scoperto? Il lavoro che faceva di solito questo personaggio? Era disoccupato, non svolgeva nessuna attività lavorativa. Perciò insomma una vita molto disagiata, diciamo. Sì, purtroppo sì, molto probabilmente anche frutto dei trascorsi che avevano peggiorato la sua situazione, insomma. Sono stati trovati dei segni di violenza addosso alla donna? La donna presenta numerosi segni di lesioni, in sede di denuncia ci ha insomma comunicato che molti di questi segni sono stati provocati dall'uomo, il quale spesso e volentieri, pur di non portarla presso un presidio ospedaliero, provvedeva autonomamente a suturare le ferite, in alcuni casi anche con ago e lenza da pesca. Ricordiamo che la signora era da 10 anni chiusa in questo casolare, insomma viveva qua, in questo rudere, possiamo dire, ma volevo dire di nazionalità rumena, se non erro. Nazionalità rumena, giovane età all'epoca, 22 anni, 23 anni. Adesso, sì, diciamo che adesso ha 28 anni.
28 anni, perciò figuratevi, 10 anni stiamo parlando di 20, aveva 20 anni all'epoca quando si è sposato con questo soggetto. Capitano, insomma, una situazione molto critica, ma la donna ha collaborato con voi, l'interrogatorio sicuramente che lei avrà fatto con i suoi uomini? Al momento dell'intervento dei militari, la sera dell'episodio, del primo intervento, la donna è sembrata molto spaventata e questo è comprensibile anche a causa del lungo periodo in cui è stata soggetta alle violenze e agli abusi, ma una volta trasferita in una località sicura, in una località protetta e quindi ha avuto contezza della vicinanza delle istituzioni, ha subito collaborato e ci ha raccontato questi lunghi anni di torture. Logicamente è stato rinchiuso in carcere adesso questo soggetto, adesso le autorità provvederanno giustamente in base a tutta l'indagine, alla scoperta che avete fatto, qua si configura anche il sequestro di persona. Sì, diciamo che il sequestro di persona viene fatto rientrare nella fattispecie della riduzione in schiavitù che gli è stata contestata, insieme ad altri reati, quale la violenza sessuale pluriaggravata, le lesioni personali e i maltrattamenti in famiglia. I precedenti che ci sono anche. Questo senz'altro. Capitano, ho visto anche che c'è del vino, insomma, questo soggetto lo chiamo soggetto perché non so come parola usare, considerare una persona del genere che ancora nel 2017 tiene in schiavitù un'intera famiglia, è una cosa molto grave. Per questo noi abbiamo dato molta evidenza anche alle TV nazionali a questo fatto, perché non dovrebbe esistere. Sì, purtroppo nel 2017 questi episodi dovrebbero essere ormai lontanissimi, ma come abbiamo potuto vedere in questa circostanza esistono ancora, quindi la nostra attenzione, la nostra sensibilità deve essere sempre molto elevata al fine di poter eventualmente accertare situazioni di questo tipo. Siete stati bravi voi, perché i vostri uomini nel momento che hanno fermato con le autovetture la bambina a bordo hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava e loro sono andati proprio a scovare, perché qua è una zona veramente impervia, difficilissimo da arrivarci, è insospettabile, possiamo dire. Perciò grazie a voi, se non c'era questa scoperta da parte dei carabinieri, insomma questo chissà quanti anni viveva se non c'era una vera denuncia. Sì, probabilmente la situazione si sarebbe protratta ancora per chissà quanto tempo, ma fortunatamente grazie al controllo del territorio e quindi alla capillarità dei servizi di controllo su tutto il territorio, anche nelle periferie, i carabinieri hanno potuto addivenire a una scoperta purtroppo macabra di questo genere. Capitano, oltre a questo fatto ho notato un'altra cosa venendo qua: molti cani randaggi legati con catene. Voi state già provvedendo allo sgombero di questi cani con il servizio veterinario, perché già vi siete mossi, dare anche protezione agli animali che vivono in condizioni pessime, anche gli animali. Senz'altro, diciamo che la vicenda è stata trattata da tutti gli organi istituzionali con particolare attenzione, tutti gli attori della vicenda, quindi sia dall'Arma dei Carabinieri alla Procura e anche ad altri attori quali i servizi sociali, le guardie cozzofili, il servizio veterinario, sono tutti particolarmente orientati a una risoluzione della vicenda in termini veloci. Questa zona è ormai è sotto sequestro? No, la zona non è ancora stata posta sotto sequestro, però è al vaglio dell'autorità giudiziaria eventuali altri provvedimenti. Io volevo ricordare la Procura della Repubblica e la Venezia Terme, che insieme alle forze dell'ordine, insieme ai carabinieri in questo caso, sono mossi immediatamente con l'appoggio del nostro procuratore. Senz'altro, l'attenzione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme è particolarmente elevata anche e soprattutto per quanto riguarda i reati commessi nei confronti delle cosiddette fasce deboli, e quindi proprio in quest'ottica c'è stata una risposta efficace e veloce da parte delle istituzioni. Bene capitano, io ringrazio lei, ringrazio il colonnello, ringrazio tutti i suoi uomini per questa bellissima operazione che ancora purtroppo dobbiamo vedere nel 2000. Io mi auguro che non ci siano altri. Io invito le donne, chiunque vive in condizione non così, mi auguro che non esistano, ma chi abusa di una donna, di qualsiasi bambina, vi prego denunciate, perché non è più possibile. Sì, questo è un messaggio importante, le istituzioni sono sicuramente molto attente e proiettate in questa direzione, ma per avere delle risposte serie, valide, efficaci ci vuole l'aiuto di tutti. Io la ringrazio capitano, a voi studio.